ma avevamo parlato prima con prima, la settimana fa con Pierangelo e Mirko, era quello di fare delle premesse più teoriche, molto semplici, insomma. Perché dopo aver scritto, essermi occupato di città diffusa e quasi una scrittura terapeutica per fare aiutare un po' a leggere, a capire il male territoriale, la fase successiva è quella di creare un po' delle linee di speranza, di concreta, di utopia quasi concreta. Lui parlava di sogno, e sogno si può fare, però si può anche fare qualcosa di più. Le premesse ci sono, nel senso che la situazione di recessione ha messo a nudo un po' il fallimento, se volete, di un sistema economico abbastanza entropico, quindi dissipativo. Quindi noi potremmo approfittare di questa stasi, che può essere drammatica, è drammatica per molti aspetti, però bisognerebbe vedere un po' come uscirne, come trovare un senso di consapevolezza su una visione della realtà che sia promettente. E qua già la scuola dei beni comuni dell'anno scorso avevamo fatto emergere alcune prospettive, anche i relatori che erano stati invitati. E qui invece come connettere questa nuova visione del territorio con il turismo, con turismo, attenzione, chiamiamolo anche ricreazione, nel senso che il turismo non è solo l'andare in vacanza o star via. Il turismo tecnicamente, per le statistiche economiche, è almeno una notte trascorsa fuori dalla abituale residenza. Ma c'è anche tutto l'aspetto ricreativo, ovvero l'escursionismo, che si può fare nell'arco di una giornata, quindi non necessariamente presuppone impegni di viaggio, pernottamenti e via dicendo. Quindi è un'attività turistico-ricreativa, anche tutta la letteratura scientifica, non solo italiana, ma soprattutto anglo-americana, tedesca, francese, eccetera, parlano proprio di ricreazione e turismo. Quindi si interviene per un obiettivo, che è la qualità della vita, innalzarla. C'è poco da fare, si va in vacanza perché si è stanchi, perché si vuole ricaricarsi, è una pausa, no? La ricreazione è lo stesso, lo dice la parola stessa, ricreare, rigenerare, riformare, che si richiama un po' a quello che ai tempi di chi viveva in queste ville, dall'età palladiana in poi, chiamava renovazio, rinnovamento. Quindi c'era tutta anche una filosofia dietro a queste riflessioni. Ecco, noi dovremo un po' con questo approccio riscoprire altre parole chiave che vengono abusate, che è etica ambientale, per esempio, oppure coscienza ambientale. Quindi l'etica, lo diceva già Aristotele qualche anno fa, è qualcosa che ha a che fare con la giustizia, quindi l'equità, l'etica, la giustizia. Quindi solo in questo modo tu crei una serenità nei rapporti, e quindi crei anche, dice Aristotele alla fine di tutto il suo discorso, bellezza in senso ampio, in senso largo. Nel nostro contesto l'etica ambientale può favorire delle ibridazioni, quindi l'ascolto dell'altro, il multiculturalismo, che sono delle cifre forti, importanti per la nostra definizione, dei nostri interessi, ma soprattutto noi dobbiamo riscoprire le relazioni biologiche che esistono tra turismo e ambiente. Quando si parlava di geografie ritrovate, noi abbiamo lavorato con un testo di un mio collega anche, Luoghi ritrovati, itinerari di geografia umana tra natura e paesaggio, che è un lavoro che cerca di ricucire le conoscenze ecologiche. Cioè, probabilmente i trekking che voi fate sono trekking anche che avete dei naturalisti. È importantissimo non solo la storia, ma anche capire proprio gli elementari dinamiche ecologiche, ecosistemiche che troviamo in un paesaggio. Questa è una cosa piuttosto che si fa da tanto tempo. Nel Veneto orientale c'è un Michele Zanetti, che è della Società Naturalistica San Donatese, che è da anni che fanno queste passeggiate, quindi con funzione educativa, un uso pratico, no? Quindi inizialmente aperte alla scolaresche, ma poi anche poi
ai genitori, quindi persone che vivono nel paesaggio ma conoscono a malapena la dinamica di un fosso. Se conoscessero bene cos'è un fosso non li interrerebbero, ma soprattutto i politici, se avessero delle elementari conoscenze ecologiche probabilmente non ci sarebbe la crisi, anche se volete idraulica, di questo terreno che non è più in grado di sostenere il cambio climatico, che vuol dire piogge di tipo monsonico, 50-60 mm d'acqua in poche ore, per cui ecco tutto il problema che nasce. E quindi come lo risolvi? Potenziando gli argini, creando, usando il cemento, insomma la cura che è peggio della malattia. Noi dobbiamo un po' recuperare anche una visione neoambientalista. Cosa vuol dire neoambientalista? Non più l'ambientalismo solito, l'ambientalismo ecologista, tradizionale, quello che però è un ambientalismo che richiede, pretende più competenze. Per essere seri ambientalisti dobbiamo essere competenti, quindi conoscere un po' di dinamiche anche, non dico solo ecosistemiche, ma anche, cioè sistemi complessi sono sistemi in cui interagisce anche le scelte culturali e politiche. Quindi un bravo ecologo, che vedo colleghi miei di scienze ambientali che sono ottimi ecologi, però non hanno delle buone conoscenze di tipo di politica ambientale, è importante, cioè devi avere una visione abbastanza complessa e articolata per poter mettere a frutto la scienza che tu magari gestisci brillantemente. Poi dobbiamo in qualche modo, il turismo in questo senso, la ricreazione, l'escursionismo soprattutto, è la ricerca di luoghi, quindi il valore della marginalità. Io ho parlato di marginalità e bioregione. Luigi intanto. Buongiorno a tutti. È un piacere essere arrivato. Ecco, la marginalità e la bioregione sono i temi vincenti per una anche pianificazione a livello europeo. Dobbiamo pensare al nuovo piano di sviluppo rurale, quello che sta partendo e che durerà fino al 2020, tutte le potenzialità che sono contenute in questo piano di sviluppo rurale. Quindi le possibilità legate, per esempio, si progetta di limitare i contributi, i sussidi in agricoltura. Si parla di agricoltura che ha un po' un finalità ecologica, quindi ridare per esempio il sistema dei fossi, sono depositi di biodiversità che vale la pena di tutelare. Se a questo noi aggiungiamo che molti dei fossi che abbiamo in Veneto, soprattutto nella parte bassa del Veneto, ma anche le rocce del Medio Brenta, soprattutto in destra Brenta, il sistema che poi va a finire alla villa di Piazzolla, non solo hanno un valore ecologico di biodiversità, di riequilibrio territoriale, ma sono state scavate a partire dal 500, quindi hanno anche un valore che adesso c'è un progetto europeo a cui stiamo concorrendo, si chiama di patrimonio della rete idraulica, che è un patrimonio importantissimo. Anche lo stanno già facendo per esempio nel bacino del fiume Ter, che è in Catalogna, un fiume che bagna Girona per capirsi, in cui c'è un consorzio Alba Ter, che sono due fiumi del bacino, che stanno lavorando proprio non solo sull'ecologia, su biodiversità e sistemi idraulici, irrigazione per l'agricoltura, ma anche come cultura. Quindi l'Europa ci domanda multifunzionalità, quindi la visione dell'escursionista deve essere molto... sì, non c'è solo l'aspetto sportivo della performance, dell'andare in grappa in bicicletta, poi... Marcello ci racconterà che sono le bici elettriche, per cui della nostra età dove si può andare finalmente anche noi riusciremo ad andare in grappa in bicicletta senza fatica, perché questo è il mito della fatica, un mito un po' super umanistico, no? Che va superato, dell'impresa, dell'uomo individuo, la forza, cioè sono cose piuttosto violente che non sono in sintonia con uno sguardo rispettoso del territorio. Quindi noi dobbiamo un po' ribaltare questo antropocentrismo prepotente, perché dovremmo un po' tutelare un antropocentrismo narrante, cioè quello che racconta le storie, e quindi tutte le storie che si possono trovare in giro per le nostre camminate, le nostre escursioni,
sono estremamente importanti perché danno il senso al luogo, ovvero ritrovare i luoghi vuol dire anche ritrovare il senso dei luoghi, cioè i tatuaggi memoriali che ognuno di noi, esseri umani che magari scompariamo per sempre, perché poi chi si ricorda di un vecchio contadino che era qua nella pianura di Marano, che aveva i ciliegi o i vigneti maritati con gelsi, morto negli anni 50, e questo sparisce per sempre. Quindi è chiaro che queste storie, alcune vale la pena di raccontare come simbolo di tutta questa massa di persone che passa sul pianeta senza lasciare segni. Dobbiamo insomma anche costruire identità relazionali, e quindi il bioregionalismo è fatto di questo, di identità relazionali, quindi creare una sorta di senso di appartenenza, e questo sì è un sogno. La partecipazione, si parla tanto di urbanistica partecipata, anni che ci lavoro, è un sogno, perché poi fai le riunioni, Agenda 21, quante riunioni sono state fatte e ti trovi in pochi attori territoriali, quindi cosa vuoi? Si può continuare a dire queste cose. Per quanto riguarda il turismo, in cui introduco il loro lavoro, loro hanno cominciato con paesaggi minori, con paesaggi marginali, paesaggi fuori dalle grandi mete, per esempio, Marcello, poi non voglio rubarti cose che devi dire tu, rubo un pochino solo, il sito dove loro lavorano sono in linea d'aria, quanto siete dalla Riviera Romagnola? 20 km? Sì, un 28. Quindi sono a ridosso di uno del più grande bacino turistico mondiale, credo, come presenze. E io mi ricordo ancora negli anni 90, quando ero andato a Rimini per un lavoretto, una ricerca, e dicevano i riminesi, ormai dopo la mucillagine, ecco, era il 1988, non so se vi ricordate, i più o meno giovani, non si poteva fare il bagno per 2 anni di seguito. Io mi ricordo che è stata lì, hanno cominciato a fare alla grande piscine. Oppure i più intelligenti hanno detto, no, scopriamo l'entroterra, quindi venite pure a alloggiare a Rimini. Il bagno non si può fare, vabbè, però abbiamo Gradara, abbiamo San Leo, abbiamo un sacco di posti dietro dove non hanno alloggio, perché ne hanno alloggio, ma non per tenere centinaia di migliaia di utenze. Quindi voi alloggiate a Rimini e vi proponiamo dei pacchetti di scoperta dell'entroterra. E questo ha funzionato. E quindi questo lo sta tentando adesso anche, mi pare, il comune di Caorle. Credo Bibione già lo sta facendo con San Michele Tagliamento e il comune, e quindi stanno esplorando tutto ciò che è lungo il Tagliamento, che paesaggi molto belli, fra l'altro c'è Hemingway, Pasolini, c'è Ippolito Nievo, per cui ne hanno da fare. Quindi, concludendo, tutto il discorso che potremmo fare, l'elogio di questa viandanza, di questa, com'è che dicevamo ieri, nomadismo, parlerete voi di nomadismo. E poi c'è un altro, il caso di invece Luigi è un caso di recupero di situazioni territoriali di abbandono, perché le vecchie maghe abbandonate, adesso tu magari ci dirai quante ce ne sono parecchie in tutto l'arco alpino, ma e per non parlare poi di quello che è l'Appennino, e quindi rivitalizzare queste occasioni di ospitalità, tentando anche di ripristinare alcuni pascoli. Ecco, il Trentino magari sono messi un po' meglio, magari ci racconterai. In caso nostro, nel Veneto, ci sono delle situazioni, conoscendo l'ex, non so se toglieranno anche le comunità montane adesso, non sono aggiornato, probabilmente sì, e sopra Valdobbiadene c'è tutta una serie di maghe, in parte abbandonate, in parte tentano di mantenerle a fatica. Ed è un peccato perché le maghe di Valdobbiadene sono a ridosso della città diffusa, non quelle del Lago Rai, che sono proprio di lontane, quindi l'utenza potrebbe essere estremamente interessante. Ecco, bisogna ragionare anche in economia, quindi in termini economici, quindi l'offerta, il marketing, cioè è molto complesso poi entrare nel merito, però poi credo che ci sia, ho parlato prima, bevendo il caffè con Alberto, e tu potresti raccontare quello che state facendo come motore per muovere anche le opportunità per i giovani, insomma, in questo senso.